Buongiorno, diamo il benvenuto a Roberto Olla che è ospite oggi del Buongiorno. Comune di Paciano. Siamo qua per la giornata della memoria del 2021, una forma diciamo di incontro adeguato ai tempi che stiamo vivendo, quindi a distanza, ma non per questo meno importante la volontà dell'amministrazione comunale di non far passare questo 27 gennaio così in sordina, ma di arrivare nelle case di tutti i vostri cittadini, quelli di Paciano e anche oltre, perché la rete ci consente di arrivare anche oltre. E quindi lascio la parola al sindaco, a Riccardo Bardelli, che ci introduce a questo momento importante di riflessione, di conoscenza e di memoria, ovviamente. Grazie, benvenuta, benvenuti a tutti, grazie a Monica dei Libri Parlanti per il supporto costante per la presentazione dei libri, anche nella modalità a distanza, come purtroppo siamo obbligati a fare, però anche quest'anno, nonostante le difficoltà collegate alle limitazioni della pandemia, abbiamo voluto fare una iniziativa legata al giorno della memoria, 27 gennaio. Grazie a Roberto Olla, l'autore di questo libro, a cui ci illustreranno poi le principali passi. E in questo 2021 alcune considerazioni che sono venute in mente rispetto al giorno della memoria, anche per recenti scomparse. Una è che sono sempre meno i testimoni diretti della Shoah, sono sempre meno per ragioni ovviamente di età, e quindi è probabilmente ancora più importante portare avanti le loro parole attraverso gli scritti, perché tra poco ci sarà probabilmente solamente questa forma di comunicazione e di racconto. Tanto in un'epoca in cui i rigurgiti di nazionalismo sono evidenti, spesso non sono solo rigurgiti. È una notizia di 2 o 3 giorni fa di una rete neonazista che è stata scoperta con dei canali di comunicazione in cui progettavano degli attentati. C'erano anche coinvolti due umbri, insomma, e questa solamente in Italia, pensiamo all'estero. Sicuramente la situazione non è migliore. Tra l'altro, probabilmente siamo anche stati negli anni, nei decenni, troppo tolleranti, se tolleranza si tratta, con atteggiamenti o con comportamenti di alcune frange che non hanno, diciamo, non si meritano alcun tipo di tolleranza. E ancora oggi, come sicuramente in forma diversa, ma probabilmente con la stessa forma mentale, la discriminazione e il razzismo sono parte della nostra società, della società italiana, della società occidentale, o probabilmente della società del mondo intero. E ne troviamo ampi esempi nelle cronache di tutti i giorni, come nelle migrazioni per persecuzioni, come nella rivendicazione di qualche mese fa negli Stati Uniti per quanto riguarda le questioni razziali in quel paese. E, pertanto, sono tutti gli elementi, questo citato, che devono spingerci a continuare il racconto, a continuare l'approfondimento, a parlare di quello che è accaduto, sia per perché per riconoscere gli elementi che anche oggi possono creare danni, dare questi segnali, dare valore e togliere la libertà immotivatamente a determinate persone solo per questioni razziali. Quindi la cultura dell'inclusione, conoscenza dell'altro, devono essere sicuramente le prime armi per evitare questo tipo di comportamenti e per fare in modo che
diciamo, in futuro tutta questa serie di atteggiamenti di tipo di discriminazione razziale e di xenofobia siano solamente un lontano ricordo. Grazie. Lascio la parola a questo punto a Cinzia, l'assessore alla cultura, ma anche responsabile dello spazio Trasimeno, Banca della Memoria, con la quale abbiamo accordato appunto di invitare Roberto Olla in quanto giornalista, ma in particolare come scrittore di questo libro che mostro, di cui mostro la copertina, che è La ragazza che sognava il cioccolato. È ovviamente un libro di racconto dell'esperienza di una dei sopravvissuti, il racconto terribile, purtroppo non unico, che ci porta a fare un viaggio che va ben oltre a quello che ci possiamo immaginare, perché il racconto i contenuti di questo racconto sono ovviamente forti e sono per alcuni versi inimmaginabili, e questo è un elemento fondamentale per ricordare, per soprattutto non dimenticare, ma per non ripetere, è necessario riuscire a capire la disumanità di questa azione. Cinzia, la parola a te. Grazie Monica, ti ringrazio ogni volta che ci vediamo per l'organizzazione dei nostri incontri con gli autori. Io sono molto lieta, e molto lieto il Comune di Paciano, l'avete sentito dalle parole del sindaco, di ospitare questo volume, di ospitare il giornalista Roberto Olla. Avremmo preferito sì farlo in presenza, ma anche questa è una modalità contemporanea con la quale possiamo continuare a stare insieme e a parlare di argomenti importanti come quello della memoria legato ai crimini della Shoah. Monica diceva all'inizio, siamo ospitati presso Trasimeno, Banca della Memoria del Trasimeno, che è un progetto che ha fatto proprio della memoria il suo fulcro iniziale. Abbiamo lavorato infatti su quella che abbiamo chiamato anche nella missione l'attivazione della memoria con i cittadini di questo importante, interessante territorio che è il Trasimeno, con i quali abbiamo cercato proprio di recuperare frammenti di memorie legate al lavoro artigianale e al paesaggio del territorio. Come si è formato questo territorio, come si è formato il paesaggio di questo territorio di cui oggi noi beneficiamo e godiamo. Quindi abbiamo elaborato tanti progetti di attivazione di questo spazio, che è uno spazio anche museale riconosciuto dalla Regione dell'Umbria, e è uno spazio di sviluppo locale, uno spazio per la costruzione di una comunità di eredità, così come oggi cita la Convenzione di Faro sul patrimonio culturale, per permettere ai cittadini di incontrarsi su temi diversi, sul tema principale del patrimonio culturale, sul tema della memoria, per costruire uno sviluppo locale adeguato a questo territorio, che migliori il benessere di cittadini di questo territorio. E per migliorare il benessere di cittadini di questo territorio bisogna assolutamente passare anche per la memoria dei grandi temi nazionali e internazionali che ci coinvolgono e che sono fissati nella storia. Quindi il tema della giornata della memoria è sempre stato trattato fin dal 2015 in collaborazione con Libri Parlanti. Noi facciamo una volta al mese incontri con gli autori, ma la celebrazione di alcuni momenti importanti per la nostra nazione sono sempre stati punti fermi. Uno di questi è il 27 gennaio, la giornata della memoria, che con Monica e con Grazia abbiamo sempre voluto celebrare, e quindi siamo lieti che anche in questa nuova modalità anche il 2021 riesca ad accogliere questo momento, tra l'altro con un volume molto importante, assolutamente non retorico, e che svela anche dei sentimenti che più di una volta, sicuramente leggendo dei crimini, ascoltando dei crimini della Seconda Guerra Mondiale, ci siamo posti. Quindi sono molto lieta di parlarne questa mattina con voi, e ringrazio Monica per l'organizzazione come sempre, e ringrazio nuovamente il nostro autore Roberto Olla. Grazie.
Roberto, io ti faccio questa prima domanda soprattutto perché è legata alla tua professione. Sei un giornalista, spesso ti sei occupato di raccontare, no? Con Rai Storie, ma non soltanto, e la modalità del racconto non è soltanto l'articolo, ma spesso sono state anche documentari ai quali hai partecipato, eccetera. Diverse volte ti sei occupato anche di Shoah. Solo in un secondo momento, cioè in tempi molto recenti, hai deciso di far diventare la storia di Ida uno scritto, cioè un libro. È passato del tempo, tu hai conosciuto Ida diversi anni fa, ovviamente prima di scrivere questo libro, quando lei era ancora in vita, ma soltanto in un secondo momento è diventato scritto. Perché? Qual è la motivazione e che cosa sta dietro questo aspetto? Sì. Certo, quando Primo Levi dice, scrive che Auschwitz è indicibile, poi è un problema mettersi a scrivere dei libri su Auschwitz, non, diciamo, che impresa ti metti a fare. Però innanzitutto Ida voleva che la sua storia fosse conosciuta, arrivasse ai ragazzi, oltre quello che poteva fare lei con le sue ultime forze incontrando le scuole. Quindi voleva che qualcosa restasse. Forse per Ida avremmo fatto anche un film della sua storia. Tra l'altro verrebbe anche un film piuttosto impegnativo e di grande impatto, secondo me. Ma per fare un film ci vogliono grandi capitali, mentre per fare un libro ti siedi con la penna, il tuo computer, e stai lì ore, giorni, mesi finché lo scritto non è venuto bene. E a tutt'oggi il sistema, il mezzo più economico e più efficace ad un tempo per far arrivare un messaggio articolato agli altri, in particolar modo alle nuove generazioni. Non è stato ancora inventato niente di più efficace. Anche le grandi produzioni cinematografiche di Hollywood nascono da libri. Cioè, alla base c'è un libro, c'è un racconto, c'è un romanzo, c'è un saggio o più di uno. Quindi questo nasce dalla volontà di Ida, che più volte mi ha detto di mettermi al lavoro per questo tipo di risultato, al di là delle interviste televisive e del documentario, e nasce dal fatto che il sistema, anche più economico per chi, per i tuoi interlocutori, per il pubblico a cui ti rivolgi, tutto sommato è ancora la cosa che costa meno da comprare, che sia poi su un ebook o che sia di carta, adesso non è una grandissima differenza. L'importante è che venga letto. E in questa storia la ragazza che sognava il cioccolato, appunto Ida, è una ragazzina, 14enne barra 16enne, poi tu ci spiegherai perché questa differenza, che si trova, diciamo, a casa sua, una famiglia ordinaria che viveva di commercio, aveva già subito, diciamo, l'esclusione della società attraverso le leggi razziali del 38, leggi fortissime perché i divieti per gli ebrei erano tantissimi, cioè sostanzialmente era stato già sottratto loro la possibilità di studiare, Ida era una ragazzina appunto, la possibilità di lavorare, di avere un negozio, di fare commercio, di avere proprietà. Sostanzialmente con le leggi razziali si dà la possibilità, si stabilisce che siano gli ebrei siano all'interno del territorio italiano soggetti non graditi, i loro servizi non necessari, la possibilità per loro di muoversi, di vivere quotidianamente, la quotidianità impossibile. Però già questo, che è una cosa terribile detta così e così rapidamente, diventa ancora, cioè la situazione diventa ancora peggiore con le partenze, le deportazioni con quei treni terribili. Ida, come tanti altri, viene caricata su un carro merci, spedita inizialmente anche per lei verso l'ignoto, per poi arrivare in un luogo terrificante. Questo è il racconto, ma lei alla fine è una dei pochi che può raccontare, è una dei pochi che può portare la sua parola. Come dicevo prima, non avviene subito, cioè stiamo parlando di qualcuno che si è salvato quasi per caso e che però rimane con l'incapacità di dire, giusto Roberto?
Non è facile, non è stato facile per nessuno dei sopravvissuti iniziare a parlare, a raccontare, semplicemente perché quando sono tornati nessuno li voleva ascoltare, il che ha rappresentato un problema per anni, per decenni in Italia e anche nel resto del mondo. Tu scendi da un treno, come diceva Ida, con una mela in mano, perché tutto quello che gli ha dato la Croce Rossa quando è tornata in Italia è stata una mela. Ritorni nella tua città dove non hai più la casa, non hai più niente, non trovi nessuno, non hai più un parente, cerchi di sopravvivere in qualche modo assieme a tua sorella Stellina, trovi un piccolo lavoretto come commessa e provi a dire cosa ti è successo e nessuno vuole stare ad ascoltarti. È il minimo che tu ti chiuda in te stessa, che poi riuscire a tirar fuori questi racconti ci sono voluti decenni, molti calcolate che la maggior parte dei sopravvissuti, cioè di quelli che sono tornati, non hanno voluto parlare mai, non hanno raccontato. Noi abbiamo il racconto tutto sommato di pochi testimoni che hanno preso il coraggio a quattro mani, come si suol dire, e hanno accettato di parlare con un giornalista, con le scuole, insomma, di cominciare a raccontare. La maggior parte no, non ce l'ha fatta. E molti di quelli che hanno cominciato a raccontare si sono resi conto che per quante parole, innanzitutto Primo Levi purtroppo, per quanti anelli di parole, anche ben composti, e Primo Levi, grandissimo scrittore, uno dei più grandi scrittori della nostra letteratura, a un certo punto si rende conto anche lui che non è riuscito a comunicare la realtà dei campi, che in realtà Birkenau, Auschwitz sono indicibili, proprio perché ci si trova di fronte a quella frattura nel concetto stesso di umanità che è stato costruito attraverso millenni di lavoro culturale e che dobbiamo arrivare a ridosso del terzo millennio perché l'esperimento nazista riesca a creare una frattura, come dire, spaccando in due il concetto di umanità. Da una parte ci sono quelli che hanno diritto ad essere considerati uomini, le razze superiori, e dall'altra ci sono neanche tanto razze inferiori, ma esseri non più considerati umani. Quindi tu che hai vissuto sulla tua pelle questo e c'hai il silenzio che ti circonda, come vivi gli altri anni? Vivi con qualcosa dentro che comunque ti consuma, non ti consente di uscire mai, come dicono molti sopravvissuti, non ti consente di uscire mai veramente dal lager, perché il lager te lo porti dentro nell'idea che non sei stato per tutto il tempo della deportazione, non sei stato considerato un essere umano. È qualcosa. Noi siamo adesso qua in tre davanti a questa piattaforma a parlare, vediamo anche chi ci seguirà, ma è inimmaginabile che qualcuno di noi possa non considerare l'altro che ci sta di fronte un essere umano. Non è un concetto che non... E questi tornavano nel primo dopoguerra, nessuno li voleva ascoltare, anche perché, andiamo adesso dal punto di vista storiografico, come si è sviluppata la storiografia attorno alla Shoah. Le deportazioni nei lager erano considerate all'interno della più complessa narrazione della resistenza dell'antifascismo, diciamo così. Quindi c'era tutta la deportazione nei campi che era un capitolo di una più complessa storia, più articolata storia di come è stato combattuto il nazismo, dei danni che hanno fatto nazismo e fascismo, e poi c'erano anche le deportazioni. Ci è voluto molto tempo per capire che la storia delle deportazioni nei lager andava in un certo senso separata e fatta correre parallelamente. I nazisti fanno due guerre mondiali, una guerra mondiale per appropriarsi dei territori e un'altra guerra per eliminare dai territori i popoli che secondo loro non avevano più diritto di stare al mondo, e conducono parallelamente queste due guerre fino all'ultimo giorno, le famigerate marce della morte, quando da est avanzavano le armate
l'Armata Rossa e i sovietici, e da ovest avanzavano gli alleati, liberando man mano progressivamente i campi, loro si portavano via i deportati nelle marce della morte, e proseguono le marce della morte anche quando Hitler si è già suicidato. Quindi stiamo parlando dei primi di maggio del 1945, le marce della morte proseguono. Quindi, come dire, è stato attuato all'interno della narrazione storica, non attuato, scusate, all'interno della narrazione storica si è causato una sorta di ritardo nel rendersi conto che ci si trovava ad un problema che aveva bisogno di una sua analisi specifica. Poi devo dire, grazie al fatto che la Shoah è diventato l'argomento, il tema storico forse più studiato al mondo, su cui sono scritti più libri, si è cominciato a capire che bisognava addirittura andare a chiedere alle altre discipline un aiuto, sicuramente alla psicologia, sicuramente all'economia, per capire anche come l'enorme impianto industriale di oltre 2000 lager, perché sono oltre 2000 i lager che fanno parte dell'universo concentrazionario nazista, come ha funzionato, alla medicina, per capire cosa stava accadendo dietro, agli studi di giurisprudenza, per capire com'era possibile che dei giudici in Italia accettassero di lasciare il loro incarico per andare a far parte di una sorta di tribunale speciale nazista, o di tribunale della razza, addirittura diventando funzionari di un ministero per decidere di che razza era qualcuno. Ecco, per capire che tutto questo richiedeva un'analisi specifica, ci è voluto molto tempo. Noi abbiamo accumulato non meno di mezzo secolo di ritardo, ma in questo mezzo secolo di ritardo c'erano delle persone che vivevano, come Ida, come Piero Terracina, come Shlomo Venezia, come Sami Modiano, e che vivevano per decenni in un silenzio veramente difficile, veramente pesante. Adesso tutti ci diamo da fare per recuperare questo gravissimo ritardo, ma molto, ahimè, l'abbiamo perso, purtroppo, in questi decenni. Io mi fermo ogni tanto, perché sennò siamo un'ora qua, io parlo di Roberto, per un'ora, il che non va bene. No, non ti preoccupare. Come dici te, molto l'abbiamo perso, perché i sopravvissuti sono rimasti pochissimi, quindi l'arma che ci rimane in questo momento è proprio lo scritto, per esempio, i documentari, ovviamente anche i film, perché c'è stato anche un importante percorso della filmografia, ovviamente certo. Tutti abbiamo visto sia Roberto Benigni, sia Schindler's List, ma sono tantissimi i film che parlano di questo. Oltre a tantissimi libri, come dici te, probabilmente, come hai detto, probabilmente quando Primo Levi scrive Se questo uomo tenta di pubblicarlo con difficoltà, eccetera, sicuramente la società non è pronta, e forse questo è anche l'elemento che maggiormente lo fa soffrire di questa cosa. Soltanto in un secondo momento viene ripubblicato da Einaudi, eccetera, soltanto dopo si capisce anche la portata di Primo Levi, non come sopravvissuto e come raccontatore di questa storia, ma come scrittore, cioè la sua portata come scrittore, che è indubbia, però ecco, sono passaggi difficili. Negli ultimi anni sempre di più invece è capitato di riuscire a far incontrare le scuole, i ragazzi, con persone che hanno necessità di capire insieme ai ragazzi che cosa è accaduto e perché è accaduto. Cioè, questi sono i due elementi fondamentali. Tante sono le scuole che hanno preso quel treno e hanno fatto anche loro l'ingresso nei campi, tanti sono i ragazzi che sono, diciamo, in qualche maniera hanno preso coscienza. Il prendere coscienza oggi vuol dire non solo conoscere il passato, non solo vivere questo presente, ma mettere le basi per un futuro che, diciamo, in qualche maniera tiene conto di questi fatti. Cioè, non è possibile immaginare che ci sia in un mondo moderno come quello di oggi un uomo e un non uomo. Giustamente si chiedeva Primo Levi se questo è un uomo. Sì. Noi siamo di fronte a dati un po' inquietanti, ci stiamo parlando tra di noi attraverso una piattaforma, sono le piattaforme che adoperano anche i ragazzi per fare la didattica a distanza, il che significa che lasciamo però i ragazzi
ancora molte ore in più già di quanto non stessero prima davanti a un iPad, a un iPhone, a un computer, che sono gli strumenti in cui più adoperati dai negazionisti. Mentre noi parliamo, alcuni dati da poco diffusi ci dicono che il negazionismo negli ultimi anni in Italia è passato dal 2% circa al 15% tra i ragazzi. Cioè il 15% dei ragazzi non credono che Auschwitz sia esistito o che fosse quello che raccontano i sopravvissuti dei deportati. 15% comincia a essere una cifra piuttosto rilevante, a cui bisogna stare molto attenti. Io credo che nasca questo da quella che ci esorta sempre a fare attenzione a questo tema, Liliana Segre soprattutto, dal clima di indifferenza che ha accompagnato per molto tempo la narrazione storica, che ha diverse sfaccettature. Quella che sembra più leggera, dice, vabbè, ma insomma, ma sempre a parlare di questi ebrei, ma c'erano anche altri deportati. Allora, chiariamo dei concetti subito. La legge istitutiva del giorno della memoria dice che si devono fare eventi per ricordare gli ebrei, i deportati, le vittime, ma anche i rom, i sinti, ma anche i testimoni di Geova, anche gli omosessuali, soprattutto anche la resistenza silenziosa dei militari italiani deportati nei lager che non potevano essere liberati se avessero continuato a combattere assieme ai nazisti, tranne poche migliaia, gli altri preferirono scegliere di rischiare la morte, molti morirono nei lager ma non accettarono. I religiosi deportati, i politici, i sindacalisti, i francescani che erano rinchiusi ad Auschwitz, tra cui padre Kolbe che diventerà, poi sarà poi proclamato santo. Vero. La legge mette assieme tutti, però dobbiamo segnalare che c'è una differenza all'interno, piuttosto importante. Nel caso della deportazione degli ebrei è avvenuta questa frattura dell'umanità, cioè i nazisti distruggono il concetto stesso di umanità nella misura in cui fanno passare per la prima volta l'idea che ci sia il non uomo, che ci sia la non persona, cioè qualcuno che non, pur avendo braccia, gambe, testa, amando la musica classica o il jazz, amando un buon piatto di pasta o una bistecca o il profumo di una rosa o leggere una poesia, però uno dei due non è un uomo. Uno è un uomo, l'altro non viene più riconosciuto come uomo. Ora, questa idea purtroppo 80 anni fa è passata in Europa, è passata nella testa della gente. Alcuni la accettavano proprio in pieno, altri la accettavano nell'indifferenza. Dice, vabbè, sì, quelli non sono proprio uomini, in effetti. Vai a vedere che hanno ragione quando ci dicono che non sono proprio uomini. Comunque questa idea è passata. Ora, noi ce ne accorgiamo adesso, a distanza di decenni, anche perché chi è che vuol avere in casa il pensiero del nonno che ha accettato questa idea a suo tempo? Cioè il mio nonno, quando questa idea è stata diffusa, cosa pensava? L'ha accettata nell'indifferenza, perché nessuno si è ribellato? Quindi questa idea è passata, è entrata nelle case, è entrata nelle famiglie, tanto è entrata che è stata applicata con le leggi razziste che hanno aperto la strada alla deportazione. Ma noi stiamo combattendo ora per, come dire, recuperare il grave ritardo di coscienza, di presa di coscienza su questo punto centrale. Tenete presente che quando, per esempio, io ho conosciuto per la prima volta Ida, sono passati più di 20 anni, in Italia ancora nessuno faceva il collegamento tra le leggi razziali cosiddette, cioè le leggi razziste del regime, e le deportazioni. Sembravano due cose diverse. C'era quasi l'idea che le leggi razziste volute dal Duce, controfirmate da Vittorio Emanuele III, fossero sì, ma all'acqua di rose, in fondo, poi che è successo. C'è voluto del bello e del buono per creare il collegamento con le deportazioni, far capire che era tutto un piano che aveva, come dire, le varie tappe, i vari sviluppi, che non erano delle cose separate. E adesso siamo di fronte all'altro problema, cioè far capire che, per carità, tutte le vittime devono essere ricordate, ci mancherebbe. E metto in testa a tutti, per esempio, i nostri militari
con la straordinaria operazione di resistenza silenziosa nei lager. In più dobbiamo aver coscienza di questo elemento che aggiunge un pericolo di crisi straordinaria, cioè l'idea che nella nostra testa o nella testa di chi ci sta, chi vive assieme a noi, possa entrare il concetto di non uomo. In un periodo in cui subiamo, perché la stiamo subendo senza avere un piano specifico ben articolato, subiamo purtroppo gli effetti di una migrazione di massa di popoli che si spostano nel mondo, non aver ancora combattuto bene il concetto di non uomo è pericolosissimo. Perché cosa ci vuole un domani che la crisi aumenta ancora e colpisce ancora di più le famiglie impoverendole, a un futuro demagogo riprendere il tema e dire vabbè, ma non siamo tutti uomini uguali, qualcuno è non uomo. Se è passato una volta, purtroppo esiste il rischio che passi una seconda volta. Questo era il concetto di Ida quando mi parlava, cioè per la prima volta io ho sentito da lei le parole non persone, noi eravamo non persone. Dicevo, Ida, ma che vuol dire non persone? E allora cominciava a spiegarmi perché non eri più una persona. Quando nessuno ti chiama più per il nome, è un elemento centrale di ciò che compone il concetto di umano, di umanità. Noi ci diamo un nome, Monica e Roberto, e col nome ci riconosciamo. E Monica è diversa da tutti gli altri, e Roberto è diverso da tutti gli altri. I nazisti, con l'eliminazione del nome e la sostituzione con un numero, ti davano il primo segnale della distruzione del concetto di umanità. E dopodiché non avevi più i capelli, venivi rasato, non avevi una fotografia, non potevi avere un ricordo della tua famiglia, venivi separato da tutti. E quindi perdevi la possibilità anche di ricordare nella fame nera dei lager. E questo, se è passato una volta, purtroppo, evidentemente perché c'è qualcosa, gli studi di psicanalisi ci aiuteranno a capire meglio ancora in futuro, c'è qualcosa nella nostra testa che può far passare concetti del genere, distruggendo millenni, parliamo di millenni di lavoro culturale, per creare un concetto di un'umanità libera, che viva in democrazia, che viva in un rapporto di rispetto reciproco gli uni con gli altri. Mi fermo di nuovo, io ogni tanto c'ho un campanellino, mi dice fermati, se no parli sempre tu. Io credo che il tempo della rete, cioè nel senso il tempo di attenzione delle persone che ci guardano dall'altra parte sia un po' più breve rispetto a quello che invece riusciamo ad avere quando siamo in presenza. Per cui chiedo magari a Cinzia portarci in qualche maniera alle conclusioni. Anticipo però questa cosa, il discorso che stai affrontando, Roberto, è un discorso grandissimo e importantissimo. Quando sarà la situazione differente, quando ci sarà consentito di nuovo vederci, sarebbe bello incontrarci anche a Trasimeno, magari in una data diversa dal 27 di gennaio, perché sì, la memoria è fatta di 365 giorni, è fatta di tutta la normalità di cui abbiamo bisogno in realtà. Quindi già ti anticipo questa possibilità, Castiglione del Lago, Paciano, non sono così lontane da Roma, per cui no, Tieniti pronto a prendere un treno, a saltare su un treno e arrivare da noi a raccontarci di questa cosa, perché arrivare alla singola persona vuol dire ridare occhi, fiato, nome a questi deportati. Sarà un vero piacere, speriamo si possa fare presto. Ce l'auguriamo tutti, Roberto. Io la ringrazio e ringrazio di nuovo Monica per questo interessante incontro che ha toccato due temi secondo me molto contemporanei e molto importanti ancora oggi. Uno, la disponibilità di una società ad accogliere la memoria. Cioè lei dice, usciti dai campi di concentramento e per decenni successivi non c'è stato spazio in questa società per accogliere le memorie di quello che è stato. E questo è un tema importante con il quale ci possiamo scontrare, incontrare anche su altri grandi temi
dolorosi della nostra società. Lo vediamo con le violenze di genere, lo vediamo con le violenze sui bambini, lo vediamo con la fatica di affrontare oggettivamente il problema delle migrazioni. Ovviamente, come dice lei, la data del 27 è stata scelta per uno specifico motivo, anche perché attraverso la politica e l'istituzione di l'istituzionalizzazione voluta dai governi si è voluto testimoniare che deve esserci attenzione al tema dell'Olocausto, il quale poneva in una dimensione di diversità, di disuguaglianza per motivi puramente etnici, che poi non erano neanche etnici, per motivi specifici non di volontà o di espressione della volontà delle singole persone. Cioè tu appartenevi ad un gruppo e quindi quel gruppo io lo definisco diverso da tutti gli altri gruppi e quindi disumanizzo quel gruppo specifico e poi affianco a quel gruppo altri gruppi, e parlo quindi degli ebrei e di tutti gli altri gruppi che purtroppo sono stati coinvolti nei campi di concentramento e lì hanno perso la vita o hanno perso la loro tratti della loro umanità misurandosi con la disumanità di quei singoli individui. E qui vengo al secondo tema importante che lei ha tracciato questa mattina, l'indifferenza. Allora, l'indifferenza è di due livelli in questo caso: l'indifferenza dei singoli che aderiscono e compiono l'atto malvagio, l'atto di disumanità specifico, e parlo di quelli che hanno permesso, che hanno condotto la vita all'interno dei lager e hanno commesso i crimini specifici, ma parlo anche dell'indifferenza di chi non ha fermato quei treni, dell'indifferenza di chi nei giorni successivi, negli anni successivi, non ha costruito un contesto socioculturale adeguato ad accogliere quelle memorie. E allora oggi ancora di più credo che sia importante che anche il Presidente della Repubblica nel 2018 abbia nominato come senatrice Liliana Segre, con questa definizione, la nomina senatrice per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale, non solo nel campo della memoria specifica, ma per aver arricchito la società di quelle memorie e di una sensibilità che la società deve avere anche nel raccogliere riflessioni e memorie difficili che ci portano alla disumanità. Quindi io la ringrazio molto, perché per noi era importante riflettere su questi temi, e ringrazio anche Monica per averci condotto a questa riflessione. L'aspettiamo ovviamente al Trattimeno. Certo, sarà un grande piacere. Grazie intanto per questo appuntamento di oggi, che ci ha consentito di far arrivare, speriamo, a molta gente un messaggio. Grazie ancora, ci vedremo presto. Faccio vedere di nuovo la copertina del libro, La ragazza che sognava il cioccolato, di Roberto Olla, pubblicato dalla Compagnia del Libro, ovviamente lo trovate disponibile. Non sarà una lettura facile, lo dico, ma il percorso per diventare uomini è un percorso complesso e passa anche per le cose difficili, sono convinta di questo. Grazie Cinzia, grazie Roberto, grazie a voi che siete stati dall'altra parte ad ascoltarci, e ricordiamoci di non dimenticare.